Continua la nostra indagine nelle scuole vicentine per sapere cosa sceglierebbero i genitori tra servizio mensa e pranzo da casa. Eccoci ad una scuola materna ed elementare. Servizio mensa o pranzo da casa? Non è banale, è una questione molto delicata. L'alimentazione ha un ruolo fondamentale nella società odierna. Con un bambino piccolo posso dire che sto attenta all'alimentazione, ma ho anche fiducia di chi a scuola eroga questo servizio. Davvero sono in imbarazzo, non saprei cosa dire. Sappiamo che quello che mangiamo è importantissimo e bisogna stare molto attenti, però ecco, starei più prevalentemente per la fiducia, ecco, della scuola. E c'è molta collaborazione tra genitori e insegnanti e tutte le diciamo tutte le professioni all'interno della scuola. Se uno vuole, ecco, sa che cosa succede a scuola. Bisogna essere coinvolti, ecco. Non saprei schierarmi. A livello di costi potrebbe essere un problema sostenere la spesa del servizio mensa? Quindi sarebbe più economico, secondo lei, portare il pranzo da casa? Assolutamente, le cose si equivalgono, secondo me. E più che altro si evita lo stress di andare a fare, per le donne che lavorano, di fare la spesa, di dover imbastire un pranzo o preparare per il giorno dopo, tutto qui. Ma le cose si equivalgono, secondo me. Quando c'è amore anche nel preparare da mangiare, penso che l'energia sia la stessa. Se la scuola aiuta i genitori in questo senso, meglio. Ma per comodità, servizio mensa. Basta che sia una mensa controllata e diano da mangiare in maniera sana ai bambini. Lei come si trova? Con la materna, perché una bambina alla materna, bene. E sull'elementare, mio figlio, che è inappetente di natura, abbastanza bene, insomma. A livello di costi? Vanno più che bene. Allora, per comodità sicuramente la mensa scolastica, certo dal punto di vista magari salutistico sarebbe meglio il pranzo preparato a casa. E quindi la mensa scolastica, anche perché lavoro, quindi diciamo la mensa scolastica. Per i costi? No, vanno bene, sì, sono adeguati. Io ho esperienza per la materna ed è ottima. Devo dire che i bambini mangiano molto volentieri alla mensa della materna, della scuola dell'infanzia a Burci, insomma. L'elementare non ho ancora provato, la primaria, perché mia figlia inizia adesso, quindi non lo so. Sono una nonna e quindi non è un discorso che mi interessa direttamente, però è chiaro che la mensa è comoda. L'unica cosa nella mia esperienza, anche di ex insegnante, è non ho trovato sempre efficiente la mensa. Per cui alle volte i cibi venivano buttati via, uno spreco, una spesa per i genitori, quindi il panino o qualcosa che viene portato da casa non lo trovo negativo. Faccio una domanda. Consumare insieme nella stessa mensa il pranzo portato da casa e il servizio appunto che offre la mensa potrebbe creare degli squilibri, poca socializzazione, cosa ne pensa da maestra? Socializzazione senz'altro, c'è lo stesso perché condividono il momento del mangiare, potrebbe esserci un attimo una differenza da quello che porta un bambino a quello che porta un altro, però potrebbe essere anche quello un momento per cui si scambiano fra di loro anche un po' del loro cibo, una cosa anche simpatica, comunque la trovo che può andare positiva. E senz'altro forse mangerebbero anche di più, ecco, rispetto alla mensa. Mi dispiace per quelli che preparano la mensa, però nella mia esperienza di insegnante veramente ho visto sprecato tanto cibo. Io sono per la mensa scolastica, assolutamente. Perché? No, perché è giusto intanto che si abituino e comparino ad accettare anche cose diverse da quelle che si fanno a casa e poi anche per semplicità nostra di gestione dei figli. No, credo che la cosa migliore sia avere una mensa, sarebbe eccezionale avere una mensa interna, ma va benissimo anche una mensa esterna, di preparare il pranzo a casa proprio, no.
No, a parte che non si sa mai poi per come mantenerlo, per le norme igieniche di sicurezza, e però poi un bambino che mangia una cosa, l'altro c'è un che arriva a scuola con l'hamburger, l'altro che si trova il tofu, cioè non lo trovo molto, sì, anche per i bambini, sì, insomma. Sì, creerebbe, sì, disuguaglianza forse, non so, ma poi anche la praticità. Beh, personalmente io mi trovo bene col servizio mensa, poi so che ci sono dei genitori che vanno a controllare che il cibo sia buono, io mi trovo bene piuttosto che farlo, anche perché farlo da casa vorrebbe dire che loro lo mangiano sempre freddo, invece così possono fare un pranzo normale, insomma, no, io sono contenta. I bambini sono soddisfatti? Beh, io ne ho una che è in terza ed è soddisfatta, un altro che appena sta iniziando ora e non ha ancora provato, ecco. Sicuramente mensa, perché è più comodo, cioè noi scegliamo il tempo pieno perché andiamo a lavorare, non abbiamo ogni giorno il tempo di preparare un pranzo sano e genuino, quindi mensa. Servizio mensa, ma siamo senza dubbio, se credi che io gli preparo il pranzo da casa con una mensa che gli dà tutto quanto anche a livello, diciamo, di nutrizione, di differenziazione, no, la mensa. No, 25 di panini e siamo già andati in crisi, no, esatto, mensa. No, un riso freddo allucinante, gli ho dato io, no, guarda, mensa. Senza ombra di dubbio. Siamo felici. Felicissime.